Hai scoperto la dieta chetogenica, ma non sai di preciso come funziona. Hai cercato informazioni su internet, ma non ne vieni a capo. Hai trovato persone che vogliono venderti dei prodotti a dei prezzi folli, cercando di convincerti che la strada più veloce per perdere peso è che ti bastano solo 21 giorni. Fermati. Sei nel posto giusto. Il dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista esperto di dieta chetogenica, ti guiderà con questo podcast in questo meraviglioso stile di vita. Ma non solo. Troverai storie di successo dei suoi pazienti e interviste esclusive con medici e professionisti legati al mondo della dieta chetogenica. Iscriviti subito al canale e non perderti le prossime puntate. Benvenuta in Vivere in Chetogenica. Nuovo episodio del podcast di Vivere in Chetogenica, l'unico podcast italiano dedicato alla dieta chetogenica e allo stile di vita chetogenico. Al microfono il dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista e divulgatore su questo tipo di alimentazione. Oggi parliamo di che cosa? Di cucina chetogenica, in particolare delle ricette keto, che troviamo sia sul nostro gruppo Facebook, sia in altri canali, su Instagram e così via, ormai diffusi ampiamente nel nostro tipo di cucina. Ma prima di parlare di questo, vi ricordo che anzitutto di iscriverti al gruppo Facebook di Vivere in Chetogenica, il gruppo italiano più grande sulla dieta chetogenica, e soprattutto di ricordarti della diretta delle ore 21 che ogni giovedì tengo insieme alla dottoressa Bazzoli e alla nostra Keto Chef Petti, che appunto va in onda il giovedì alle 21 e che riguarda proprio la dieta chetogenica a tutto tondo, dove rispondiamo a tutte le vostre domande e a tutto quello che possono essere curiosità su questo tipo di alimentazione. La diretta è completamente gratuita, quindi una bella opportunità per risolvere qualche dubbio o pormi qualche domanda. Inoltre, se ti piace il podcast, ricorda di mettere le 5 stelline sulla piattaforma da cui lo stai ascoltando, in modo tale che questo podcast diventi sempre di più, come ormai è, il punto di riferimento italiano su questa dieta e su come soprattutto va fatta davvero questa dieta, quindi senza pasti sostitutivi ma con il cibo e con appunto l'uso intelligente di questo. Partiamo quindi con la domanda che ci poniamo: ricette chetogeniche, le posso usare, non le posso usare, ha senso usarle, non lo so se posso usarle, insomma tutte domande che chiaramente sia con i miei pazienti sia nel gruppo Facebook ci troviamo spesso a discutere, no? E di quanto queste possano creare più di un timore e possano dare qualche perplessità di vario tipo. Adesso andremo a vederne alcune. Quindi partiamo da questo presupposto: le ricette keto vanno usate oppure no? Allora, in realtà la risposta generale è sì, nel senso che sono una grande opportunità. Ne parlavamo proprio qualche giorno fa nella diretta che abbiamo fatto con la nostra keto chef, che è Petty, proprio su delle ricette. E un utente ci ha chiesto: ma queste ricette come posso intenderle nel mio piano? Vanno usate davvero? Non ho capito come si usano anche nella personalizzazione poi della ricetta, no? Perché noi abbiamo delle ricette che vengono presentate con delle dosi standard della ricetta, delle proporzioni tra degli alimenti che fanno poi composti, fanno la ricetta. E chiaramente uno dei dubbi può essere: come faccio ad abbinarla poi alla mia dieta, no? E dunque qual è il tema? Che certamente sono una bella opportunità, perché consentono una serie di vantaggi rispetto a magari utilizzare alimenti canonici, quindi proteine, verdura, quel poco di frutta e condimenti a base di grassi che magari fanno un po' parte della nostra quotidianità. Questo è molto personale in realtà, ci sono persone che non hanno grossi problemi per quanto riguarda il concetto di varietà. Io sono uno di questi, nel senso, anche se mangio 3-4 volte di fila, non capita, però se capitasse lo stesso alimento non ho grossi problemi di noia o altro. L'ho fatto in passato con altre alimentazioni, grossi problemi non ne ho. Ma non è che io sono nel giusto, semplicemente sono fatto così, quindi ho questo tipo di mentalità. Invece ci sono persone che hanno un bisogno più impellente di varietà, quindi di cambiare gusto, di cambiare sapori, di cambiare profumi, di cambiare vista del piatto, di cambiare ingredienti, di vedere qualcosa fatto magari con gli stessi ingredienti ma in un altro modo, con un'altra forma, con un altro sapore perché ci aveva messo delle spezie e così via. Dunque questa varietà viene ampiamente
appagata e soddisfatta proprio grazie a queste ricette chetogeniche. Noi abbiamo la fortuna di avere la nostra Patty, che è una super 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 esperta di questo. La trovate su Instagram patty.ketolover e nel nostro gruppo di Vivere in Chetogenica, dove è sempre presente sia in veste di moderatrice ma anche di Keto Chef ufficiale. E proprio della varietà, certamente le ricette sono in grado appunto di appagarla al massimo, perché troviamo veramente qualsiasi ingrediente o qualsiasi piatto, anche che non appartiene alla cucina chetogenica, ormai rifatto in versione chetogenica, quindi a basso tenore di carboidrati, a medio-basso tenore di proteine e magari a medio-alto tenore di grassi. Quindi si è veramente reinventato di tutto, anche la granita, per esempio, in questi momenti estivi, ne parlavamo anche qui nell'ultima puntata della diretta che abbiamo fatto sulla cucina chetogenica, ma anche piatti che possono essere portati in spiaggia, c'è davvero ormai di tutto, la famosa pizza keto, i famosi hamburger keto, no? E così via. E quindi la varietà certamente è un punto importante, quindi se sei una persona che effettivamente nota questo bisogno, quindi di cambiare un pochino i suoi gusti, i suoi sapori e così via, potrebbe essere interessante lavorare su questo. Stessa cosa vale per quelle persone che hanno bisogno di sentire il gusto degli alimenti, e tante volte il gusto degli alimenti, magari con alimentazioni tradizionali keto, appunto come dicevamo prima, proteine e verdura, magari non vengono appagati a tutto tondo, e questo può andare bene per un periodo circoscritto di tempo, ma magari c'è qualcosa che alla lunga stufa, no? Anche non avere questo ritorno di appagamento dal gusto che sento degli alimenti. Anche qui è molto personale questa cosa, ma se fai parte di questa categoria di persone, le ricette anche esse possono diventare una bella risorsa per appunto appagare anche questo tipo di discorso, perché certamente non solo sono compatibili con la chetogenica, non solo ti danno varietà, ma sono anche generalmente anche molto buone in base poi agli ingredienti che compriamo, alla qualità di questi, ma sono veramente molto buone. E un terzo punto a favore di queste ricette è certamente anche la socialità. Per esempio, ho degli ospiti a cena, posso portare e preparare magari degli antipasti o delle pietanze chetogeniche. Tra l'altro, tante volte, come viene spesso testimoniato, senza neanche comunicarlo agli ospiti che sono chetogeniche, vengono mangiate con un grande, grande appagamento e complimenti da parte di tutti quelli che mangiano. Quindi non ci si accorge neanche più che sono, ricette a base sonore di carboidrati. Ce ne si accorge dopo con la digestione, magari, ecco, che sono meglio, ma non nel durante. E inoltre, magari anche dei dolci chetogenici che possono essere fatti, quindi senza snaturare il nostro programma alimentare, perché dobbiamo avere la socialità. Quindi non è impossibile fare una socialità attraverso anche l'utilizzo di queste ricette quando sono in dieta chetogenica. Quindi questi sono i vantaggi di utilizzare queste ricette. Però c'è un però, cioè abbiamo delle attenzioni comunque da porre anche nello scegliere, nell'utilizzare questo tipo di ricette. Allora, anzitutto, ogni persona che ha una dieta chetogenica dovrebbe avere dei macronutrienti di riferimento, e quindi delle calorie, quanti carboidrati, proteine e grassi deve mangiare durante una giornata. Non siamo del partito del mangia tutto quello che è keto a sazietà, perché non è questa la strada per fare una chetogenica corretta, per quanto questo tipo di attenzione è un pochino più complessa nel quotidiano da mettere in atto. E dunque, come devo scegliere la mia ricetta che voglio utilizzare? Non solo perché mi piace, ma devo stare attento a una serie di fattori. Ovviamente chi è seguito da noi come paziente viene accompagnato in questo, perché chiaramente abbiamo l'anamnesi, abbiamo tutti i dati suoi, abbiamo padronanza di quello che stiamo dicendo. Se lo fai da solo o da sola, devi stare attento a queste cose. Anzitutto, se hai qualche intolleranza. Non tutti gli alimenti keto sono comunque esenti dalle possibili intolleranze che si possono manifestare se ne abusiamo. Formaggi, glutine, alcune magari preparati hanno glutine, nickel, ok, istamina, appunto lattosio, alimenti di questo tipo appunto vanno comunque abbinati bene al nostro piano. Perché? Perché chiaramente magari quel tipo di ricetta non va bene perché noi abbiamo un'intolleranza a quel tipo di
alimento in particolare, o peggio ancora allergia. Quindi attenzione anche su questo, l'allergia è qualcosa di chiaramente ben più serio e ben più grave se non stiamo attenti, ovviamente. Ma insomma, chi è allergico a livello alimentare sa bene quanto è importante prima selezionare che cosa mangiare e assicurarsi soprattutto che non contenga l'allergene. L'altra cosa, più che riguarda un po' tutti in realtà, non più chi è intollerante o meno, è la componente calorica. Molte ricette chetogeniche sono compatibili con la chetogenica, ma attenzione, vanno inserite nel nostro pannello dei macronutrienti. Quindi sono ricette molto buone, ma che anche per relativamente piccole quantità, parlo soprattutto di dolci o di alcuni piatti salati che ci sono anche in rete, contengono tantissime calorie, tantissimi grassi, che per carità va bene perché sono chetogeniche, ma snaturano magari i pasti successivi o addirittura ci fanno uscire di tanto dalle nostre calorie quotidiane. E dunque, se ok, è un pasto occasionale, non è un problema, ma se è qualcosa che nell'ambito ricette siamo sempre, diciamo, alla ricerca di ricette nuove, dobbiamo stare attenti a inserirle correttamente rispetto ai nostri valori di macronutrienti. Poi ingredienti, che tipo di ingredienti mi servono, quanto facilmente li posso recuperare, che cosa possono inserire nel mio menù oppure no a livello di qualitativo, a livello di cibo, che selezioni sono state fatte prima a livello alimentare, sono compatibili con i miei esami del sangue, perché no, anche questo. Quindi questa è un'altra tematica estremamente importante, quindi se possono andare bene anche per questo tipo di problemi. E quindi anche la parte di ingredienti va comunque analizzata con attenzione. Non facciamoci prendere dalla foga istintiva di vedere una foto di una cosa che ci piace o che ci ricorda qualcosa che abbiamo sempre mangiato e fiondarcisi come, diciamo, in maniera molto impulsiva, senza tenere, perché è chetogenico o comunque simil chetogenico, senza tener conto appunto di queste indicazioni che vi sto dando. Attenzione, quindi questo podcast magari risentilo ancora per mettere bene nella mente i concetti che ti sto dicendo. Poi, che obiettivo ho? Quindi è mio obiettivo usare la dieta chetogenica per una componente di semplicemente di dimagrimento, per una componente di antinfiammatoria, per una componente antiemicranica? Ok, cosa in base a questo anche lì sceglieremo ingredienti diversi e magari anche appunto alcuni alimenti, anche se chetogenici, andremo a eliminarli. Quindi anche qui non tutte le ricette andranno bene. Ok, ti torno a quello che sto dicendo, quindi capisci che ci sono delle piccole insidie, per carità nulla di stravolgente, ma magari a cui non avevi mai pensato nell'approcciarti a una ricetta chetogenica, ma che comunque devono essere tenute in assoluta considerazione. Ok, molto importante questa parte. E poi anche il discorso del tempo, non tanto della dieta, ma del tempo che ho a disposizione per prepararle queste ricette. Perché chiaramente se io un petto di pollo e un po' di insalata la preparo in 4 minuti, magari una ricetta mi può servire, che ne so, 20, 30, 40, 50 minuti. Quindi ho tempo da dedicare a questa cosa? Ho tempo da poter concedere nella mia giornata a questo tipo di attenzioni? Si può dire, è vero, il tempo si trova sempre per le cose che interessano, non c'è dubbio, però certamente magari non è l'allocazione prioritaria del tuo tempo quella di preparare ricette chetogeniche 2 ore al giorno. E dunque potrebbe essere interessante magari usarle quando c'è modo di prepararle, per esempio nel weekend o quando siamo in vacanza, quando siamo più tranquilli, insomma in condizioni dove riusciamo a fare questa cosa più con calma. E soprattutto magari poter fare, dove è possibile, delle ricette e congelarle o comunque prepararle, non so, la domenica per poterle utilizzare poi già porzionate in settimana. Questa è una cosa che viene fatta spesso anche dai miei pazienti e con chiaramente molta gioia per quanto riguarda il piacere un po' della settimana. Quindi anche il fattore tempo è un fattore non da sottovalutare. Tantissime persone mi dicono: sì, mi piacerebbe fare queste ricette, ma magari sono un po' laboriose, faccio fatica, non sono capace, mi occupano tanto tempo, e dunque poi il tema varietà viene un pochino accantonato e viene ridimensionato e sopportato per ovvi motivi, appunto, di tempo da dedicare a questa cosa delle ricette. Quindi ecco, queste erano un po' le tematiche delle ricette. C'è qualche integralista morale che anche nel gruppo Facebook
prima forse che lo bannassimo, comunque non so se c'è ancora, che invece lamenta il fatto che non dobbiamo mai, dobbiamo disintossicarci dalla testa rispetto a questi tipi di alimenti simili dieta mediterranea o comunque dieta occidentale, e che appunto replichiamo in formato keto, vale a dire pane keto, pasta keto, pancake keto, dolci keto, tiramisù keto, granita keto e così via. La verità è che questa è una cavolata assoluta, per non dire di peggio, quindi è qualcosa che non solo non ha nessun senso da pronunciare, perché ovviamente non è un valore universale questo rispetto alla maggior parte delle persone, ma soprattutto se questa ricetta e questi tipi di diciamo di artifici culinari possono darci la possibilità di ottenere un risultato con una persona invece di un abbandono della dieta magari prematuro per motivi appunto che ho detto prima, di assenza di varietà, di gusto, di impossibilità di avere socialità e così via, allora sono appunto una grande opportunità per noi per portare una persona ad un risultato godendosi anche un pochino il suo quotidiano. E dunque non ha nessun senso andare a criticare e a definire persone immature, infantili e così via chi si rivolge a questo tipo di ricette per ovviare a una mancanza percepita di qualche alimento, di qualche sapore, di qualche anche consistenza alla masticazione che magari aveva e utilizzava prima di entrare in questa dieta, che certamente rimane una dieta molto appagante, molto gratificante in termini di risultati, molto bella anche a livello di esperienza, ma certamente qualcosa che ha una serie di complicazioni oggettive e che queste ricette tendono certamente ad aiutare ad alleviare. Se ti è piaciuto questo podcast, metti le 5 stelline sulla piattaforma da cui stai ascoltando e non dimenticare di condividere questo podcast con tutte le persone che possono averne bisogno, perché credo possa davvero dare una mano a capire come utilizzare in questo universo di ricette le ricette giuste e se e quando utilizzarle. Non dimenticarti anche della nostra diretta del giovedì sul canale YouTube e sul gruppo Facebook di Vivere in Chetogenica per rispondere a tutte le vostre domande sulla dieta chetogenica e lo stile di vita chetogenico. Un saluto da Dottor Vieri, ci vediamo al prossimo podcast.